L'11 novembre si è disputata la sesta edizione della Corsa Campestre Certamen Campestre Augusteum 2016, organizzata come ogni edizione dal Liceo Augusto. A partecipare, oltre al liceo organizzatore, sono stati i licei Russell, Pirelli, Darwin e Ferrari. La corsa si è svolta nello scenario del Parco della Caffarella, quartiere a Pio Latino. Hanno partecipato circa 1000 ragazzi sulla distanza dei 2000 metri. Gli atleti sono stati divisi in quattro categorie: allieve, allievi, juniores ragazze e juniores ragazzi. Mens sana in corpore sano, il motto tratto da un verso del poeta Giovenale, può essere considerato il principio ispiratore di questa manifestazione sportiva, motto che è stato sentito e ripetuto spesso perché l'esercizio fisico è condizione indispensabile per l'efficienza della facoltà spirituale e l'igiene mentale deve essere sempre accompagnata da un'adeguata igiene fisica. Lo spirito che la corsa campestre vuole trasmettere agli alunni è sempre quello di una sana competizione, con l'obiettivo di esaltare lo sport, di ritrovarsi insieme e arricchire con la pratica sportiva la formazione scolastica. Alcuni ragazzi, in seguito a questa corsa campestre, hanno poi iniziato una carriera agonistica, sono stati notati dalla FIDAL e indirizzati verso società sportive. L'evento vede ogni anno aumentare la partecipazione, sono numerose le scuole del quartiere non che hanno richiesto nel corso degli anni di prenderne parte. Per quel che concerne la corsa, la mattinata è iniziata con la consegna dei pettorali con i numeri utili per gareggiare e la distribuzione dei chip che sono stati utilizzati per stilare la classifica di arrivo. A dirigere le operazioni i professori Mastroianni e Tamburro, con l'ausilio del servizio d'ordine organizzato proprio dagli alunni augustei. Dopo i consueti saluti di benvenuto e una breve presentazione, si è entrati nel vivo della manifestazione, appunto la corsa. Sotto il grande arco che sormonta lo start e che segna anche il traguardo, i rispettivi professori hanno guidato gli alunni, novizi e veterani. Perché faccio atletica, quindi fai atletica fuori dal tu hai poi molto lo spirito di lo spirito agonistico nel quale, grazie al quale ci si vuole appunto cimentare in condizioni come queste, in manifestazioni belle e ben organizzate come questa. Oggi la pioggia non c'è. È la mia volta che fai la... questa gara sì. Nessuno si No, 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 è la terza, il terzo anno. Quando alla conclusione del percorso gli studenti sono passati sotto l'arco, un rilevatore ha registrato tempi e ordine d'arrivo. Insomma, è stata una giornata di festa all'insegna dello sport e della salute. I docenti e organizzatori si sono detti orgogliosi della buona riuscita della manifestazione, ma il faticoso lavoro di organizzazione ha dato comunque un grande riscontro positivo. La nostra gioia è quella di vedere i ragazzi correre soddisfatti e soprattutto felici di condividere una giornata tutti quanti insieme con altre scuole, ha detto la professoressa Ronchi, che ha poi aggiunto: penso che condividere questa esperienza con gli altri sia molto formativa. La professoressa Mularge ha ringraziato gli studenti che hanno collaborato per la riuscita dell'evento e quelli che, seppure con grande fatica, non si sono comunque tirati indietro.